Bilancio di fine anno di USB Taranto, un incontro con iscritti e simpatizzanti, un pranzo sociale. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Allora Rizzo, tracciamo un po' il bilancio di questo anno, tanto impegno, tante battaglie, una crescita numerica fortissima di USB sul territorio. Sì, i dati numerici sono abbastanza chiari, cioè abbiamo un 12% in più di iscritti rispetto all'anno precedente, abbiamo alcuni picchi del 15-16% in alcune aziende, stabili in altre come ArcelorMittal. Appalto Ilva continua una crescita, pure quest'anno c'è stata una crescita sensibile, insomma risultati grandi. Nell'appalto ASL si continua a macinare iscritti, ma ecco, stiamo spuntando un po' dappertutto. C'è una cosa che mi ha sbalordito l'altra sera, mentre tentavamo di fare due conti poi in attesa di questa giornata, il numero dei delegati. Noi siamo arrivati ad avere oltre 130 delegati attivi eletti, quindi gente eletta sul territorio nelle varie aziende, quindi RSU eletti a parte gli RSA, gli attivisti, quindi un'organizzazione che ha assunto dimensioni, come dire, molto molto importanti. Un'espansione sia nel pubblico sia nel privato? Sì, nel pubblico ci apprestiamo adesso a rifare le elezioni dopo 3 anni, quindi anche lì, come è nostro costume, il privato darà una mano ai colleghi del pubblico impiego, anche lì ci aspettiamo ottimi risultati. Lo stato di salute dell'organizzazione è molto molto positivo, soddisfatto, e per il primo anno, lo dico con un certo imbarazzo, l'ho detto prima in sala, in realtà io faccio fatica anche a conoscere le persone, cioè, c'è una memoria abbastanza fotografica, però tanti dei nostri delegati, come dire, non è gente che io conosco, quindi questo è un fatto negativo da un lato, perché è brutto, no? Se lo dice il massimo esponente dell'organizzazione su base territoriale, positivo perché vuol dire che l'organizzazione, cioè la diffusione, cresce più velocemente di quanto io mi aspettavo. La madre di tutti le battaglie, la vicenda ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, appartenere all'USB è scomodo, tra virgolette, dinanzi all'azienda? Beh, quella è una voce, come dire, chiara, che dall'indomani dell'entrata in campo di ArcelorMittal, come dire, si è andata via via amplificando fino ad arrivare all'ultima gestione, la Morselli, che forse ci querelerà anche per questa cosa qui. Faremo la raccolta, salvo poi vederle archiviate e chiuse. Secondo me è peggiorata, almeno gli indicatori dicono che è peggiorata, i casi sono moltiplicati, malgrado ciò non solo abbiamo retto come organizzazione sindacale, ma noi abbiamo un obiettivo che è bene, come dire, che tutti quanti poi sappiano. Noi quella partita la dobbiamo chiudere, e non la chiuderemo certo come pensano loro di chiuderla. Noi la dobbiamo chiudere con risultati sia per la comunità, ma anche e soprattutto risultati per i lavoratori, che in questo momento lavoratori diretti dell'appalto e il Vainas sono quelli che stanno soffrendo, come dire, questo modo assurdo di fare politica, la dico così, perché poi alla fine in un paese in cui arrivano un pacco di miliardi, in cui si fanno investimenti, noi continuiamo a parlare di cassa integrazione, di licenziamenti e di norme che favoriscono le aziende. Guarda, è assurdo tutto ciò, mi sembra veramente di vivere nel paese dei balocchi. Il nostro compito è quello di fare argine a questa avanzata, a questo strapotere, tracotanza vera e propria, padronale, e continuare, come dire, non solo a fare barricate ma anche a contrattaccare. Quindi nel 2022 uno degli obiettivi è chiudere finalmente in maniera positiva questa benedetta vertenza, partendo dalle necessità per una volta della comunità e dei lavoratori e non delle multinazionali e di quegli interessi che vengono definiti interessi nazionali, ma che in realtà non sono interessi nazionali ma sono di parte.